Bentrovati, apriamo lo spazio a nostra disposizione con la cronaca. Una rapina per quattro soldi e questo è il movente dell'omicidio. 8 mesi fa del pensionato torinese Giovanni Battista Boggio, 70 anni, la donna arrestata Egle Chiappin e la vittima si erano conosciuti 17 anni fa nel reparto psichiatrico di un ospedale della città. Perciò l'anziano non aveva avuto dubbi ad aprire la porta alla sua assassina. A condurre gli investigatori della squadra mobile di Torino a Egle Chiappin, una cicca di sigaretta gettata in strada, raccolta e analizzata nel corso delle indagini, e una goccia di sangue trovata sul luogo del delitto, da cui si è risaliti al DNA e quindi all'assassino. Il lavoro non è finito, ha detto Marco Martino, dirigente della squadra mobile, pur essendo arrivati ad un risultato importante. Lei è sospettata di aver commesso materialmente l'omicidio, ma non si esclude che ci sia stato un ruolo attivo da parte di terzi che stiamo ancora cercando. Non è escluso inoltre che la donna abbia commesso altri delitti. In questa indagine, come in tante altre indagini, il ruolo del DNA assume una sua connotazione specifica, dove ovviamente inquadra decisamente il ruolo di alcuni soggetti all'interno della scena del crimine. E sottolineo che è stato fatto un importante lavoro prima del riscontro del DNA, che già ci aveva restituito la Egle come soggetto e sulla quale avevamo investigato e avevamo concentrato la nostra attenzione. E ritengo opportuno chiarire che non si ferma con il DNA la nostra indagine e ancora adesso non si è fermata a questo risultato, quindi noi vogliamo chiarire esattamente cosa è successo all'interno di quella casa. Ci racconta un po' come è avvenuta la comparazione delle tracce di DNA? Come in tanti altri casi, ovviamente sfruttiamo mille tecniche che possono essere utili per raccogliere il DNA dapprima in maniera informale e poi in maniera formale. Ovviamente sono stati diversi i soggetti sottoposti ad accertamenti, non necessariamente iscritti nel registro degli indagati, ma soggetti che in qualche maniera avevano avuto un contatto con il morto, con il povero Boggio, e che quindi era giusto verificare che tipo di ruolo avessero avuto la sera dell'omicidio. Sul movente che cosa ci può dire? Ma apparentemente sembra una rapina finita malissimo, quindi una rapina per poche decine o qualche centinaio di euro che si è consumata poi con un'aggressione e con la morte del Boggio. Cosa è successo quella sera per quello che siete riusciti a ricostruire? Ma sono in corso ancora delle indagini, c'è una persona sottoposta in stato di fermo che dovrà raccontarci la sua verità. Certamente c'è stata un'aggressione dentro quell'abitazione, un'aggressione eseguita con modalità molto particolare, molto violente, e adesso attendiamo i riscontri delle dichiarazioni che renderà la fermata l'autorità giudiziaria. Aggredito a bastonate con il ramo di un albero e senza alcun motivo una bambina di 8 anni che passeggiava in strada con la famiglia. È avvenuto a Torino, in corso Umbria. La situazione non è degenerata grazie all'intervento dei carabinieri che hanno arrestato l'aggressore. Si tratta di un nigeriano di 38 anni nel momento del fatto in stato di alterazione psicofisica. La bimba e i suoi fratellini hanno inviato una lettera di ringraziamento ai militari dell'arma. 11 persone sono state denunciate dai carabinieri per la truffa delle case vacanze fantasma a Sestriere nel torinese. Salgono così a 26 i truffatori scoperti dagli investigatori nell'ultimo anno. Il modus operandi ricalca le medesime modalità: proporre le case tramite annunci online, incassare le caparre dagli ignari affittuari e quindi sparire nel nulla. Ai truffati la triste scoperta che la casa non era assolutamente nella disponibilità dei sedicenti locatari. Ed è stata la traccia artistica legata al tema dei paesaggi la prescelta dai maturandi italiani che hanno sostenuto la prima prova dell'esame di maturità 2016. Al secondo posto il tema storico legato alle donne e al voto, al terzo la traccia legata al rapporto padre-figlio. Questi i primi dati raccolti dai rappresentanti d'istituto nelle principali città italiane, tra cui Torino. Il Toto Maturità anche quest'anno non ha fallito. Al netto del tema verde è stato commentato il doveroso omaggio a Umberto Eco, scomparso da pochi mesi, era sulla bocca e sui social network di tutti i maturandi e così è stato infatti. Significativa la scelta di molti studenti caduta sulla traccia legata alle donne, questo non tanto per la recente celebrazione del 70 anni del diritto al voto, quanto come occasione per riflettere sull'attuale condizione della donna in Italia e nel mondo alla luce dei troppo numerosi casi di cronaca legati a femminicidi e violenze.
Ma sentiamo i maturandi torinesi all'uscita della prima prova scritta. Bene, ho scelto il saggio breve, la traccia dell'uomo sullo spazio, nello spazio, e mi è piaciuta, sinceramente, quindi spero sia andata bene, insomma. Difficoltà io personalmente non l'ho trovata, io mi trovo bene a scrivere, quindi diciamo che la prima prova è quella più facile, quindi magari domani ci sarà già difficoltà. Ho scelto il tema storico, quindi la tipologia C, e beh, penso sia andata abbastanza bene. Abbiamo fatto tante prove in questi anni, quindi alla fine è la prima prova di maturità, però non è tanto diversa da quelle che sono abituato a fare. Sono andato abbastanza sul sicuro sul tema storico, perché la storia, diciamo, è la mia materia preferita, è quella su cui sono più ferrato, su cui ho letto più libri e quindi su cui penso di poter esprimere un parere più costruttivo. Molto sull'attualità, direi, soprattutto in particolare il paesaggio, anche se, se non sbaglio, il Ministero delle Istruzioni ieri sera ha dato un indizio dicendo solamente è verde ed è dappertutto. Io ho pensato a qualche problema sull'ambiente, che è qualcosa di discusso ultimamente, ma alla fine era appunto sul paesaggio e comunque l'importanza culturale più che politica e sociologica dell'ambiente. E io ho scelto il tema di tipologia B, ambito sociopolitico, sull'importanza del paesaggio italiano, sull'importanza del dover salvaguardare la cultura legata al territorio. Penso di essermela cavata bene, ho rielaborato abbastanza bene, sottolineando l'importanza di ogni singolo centro abitato e non, di ogni singolo monumento e costruzione che abbiamo, e l'unica paura, credo di averlo fatto forse un po' breve, ma nulla di troppo grave. È andata bene, penso bene, ho scelto la traccia sul tema socio-economico riguardante il PIL e se il PIL è veramente la misura di tutto. E comunque c'erano tracce abbastanza varie, si poteva scegliere molto bene, era difficile non scrivere, non sapere cosa scegliere. È andata bene, ho scelto il tema saggio breve sul tecnico-scientifico, che parlava dello spazio, della Cristoforetti, e credo sia andato bene, spero, non l'ho fatto molto lungo per non divagare, basta. Le tracce erano molto belle e io ho fatto l'articolo di giornale sul PIL. Contro ogni previsione è uscito Umberto Eco per l'analisi del testo e sono riusciti a trovare delle tracce che potessero, insomma, piuttosto varie, che quindi potessero accontentare un po' tutti gli studenti, insomma. In realtà c'erano argomenti molto vari anche da quel punto di vista, cioè per esempio c'era anche soltanto per gli articoli di giornale, di cui ci sono quattro tipologie, ce n'era uno che riguardava per esempio il rapporto fra padre e figlio in ambito artistico, che quindi riguarda comunque un'epoca più lontana dalla nostra, e altri che invece riguardano la vita su Marte o il PIL, che invece sono argomenti molto più attuali e che anzi guardano per esempio anche al futuro. Io l'ultima traccia sui confini e credo sia andata abbastanza bene. E io ho scelto il tema sul diritto di voto femminile e i 70 anni appunto dalla concessione e penso sia andato bene, ero preparata e ho espresso i miei pensieri e quindi penso sia andato bene. Questioni livelli del lago in primo piano nel Verbano. Chiesto alla Regione Piemonte un incontro urgente sulla regolazione dei livelli dopo il rischio di esondazione a causa delle forti piogge delle settimane scorse. Lago troppo alto, intervenga la Regione. Silvia Marchionini, in qualità di sindaco del comune capofila della gestione associata del bacino del Lago Maggiore, ha scritto alla Regione per chiedere un intervento per la regolazione dei livelli del Lago Maggiore, salito notevolmente a causa delle piogge della scorsa settimana. Marchionini sottolinea come le previsioni avessero indicato abbondanti precipitazioni, addirittura un'allerta meteo tra il 15 e il 17 giugno. Il sindaco elenca i dati relativi ai millimetri di pioggia caduti e alle variazioni del livello idrometrico. Se la situazione meteorologica
meteorologica verificata si osserva fosse durata altre 24 ore, il livello del lago a Pallanza avrebbe potuto raggiungere il livello di pericolo posto a 196 metri sul livello del mare, determinando un'esondazione estiva. Malgrado l'evidente stato di allerta, prosegue Marchionini, l'ente regolatore non sembra aver eseguito significative ed efficaci operazioni preventive di abbattimento delle paratoie. Aggiunge il sindaco, in carenza di queste operazioni preventive o di inefficacia, il livello è salito repentinamente di oltre 70 cm sopra la quota di sperimentazione alla Miorina e di 80 cm a Pallanza, superando di 10 cm il livello di guardia, posto a quota 195 metri sul livello del mare. Per questi motivi la prima cittadina chiede un incontro urgente in qualsiasi sede per la definizione del problema, non ritenendo più sostenibile, conclude, un sistema atteso costantemente al raggiungimento del livello prefissato dalla sperimentazione, ma senza alcuna sensibilità ed attenzione in caso di superamento dello stesso. Sono più di 100 provenienti da 15 paesi giovani designer che partecipano alla Torino Fashion Week in programma fino al 2 luglio sotto la Mole. Una kermesse di sfilate, mostre, eventi, incontri business to business mirata a focalizzare l'attenzione sul mondo del fashion e a promuovere la ricerca nel settore. Cosa avete pensato? Come trasformerete Torino? Torino, questa è una bella domanda. Torino deve essere trasformata. Personalmente ritengo che da dopo le Olimpiadi qualcosa è cambiato. Già da quando ero piccino mi sono sempre chiesto cosa sarebbe successo quando, qualora la Fiat avesse comunque modificato il suo modus operandi. Questa è la risposta che abbiamo ricevuto, che ci è giunta dopo 30 anni, presumo, di vision, di idee anche utopistiche, quale può essere questa, in quanto se abbiamo comunque creato una Fashion Week che non andasse ad imitare ciò che viene già fatto altrove, una Fashion Week da un'entità propria, e l'entità propria l'abbiamo ritrovata solamente con i fashion designer emergenti, in modo tale da avere un interesse verso intanto gli stilisti nazionali e successivamente quello che, a cui stiamo mirando. E il nostro punto d'arrivo è internazionalizzare un prodotto del genere. Solo da allora potremo essere contenti di un lavoro fatto. Tra l'altro un lavoro su più giorni, quindi ci saranno anche sfilate a tema, laboratori, IAD protagonista, ma non solo, ce ne ha tanti enti importanti della città anche. Esatto, abbiamo voluto comunicare, abbiamo voluto lasciare spazio alle istituzioni che sicuramente ci hanno dato un ottimo aiuto, hanno creduto in noi. Di conseguenza lo IAD, come è stato detto in conferenza stampa, aprirà i cosiddetti giochi dei 7 giorni di sfilate e vedranno il succedersi di altre situazioni istituzionali, quali CNA, Confartigianato, Camera di Commercio. Con loro si è fatto un discorso ancora più approfondito perché hanno invitato stilisti di 15 paesi nel mondo, quindi abbiamo già dato un piccolo spiraglio di quello che è il nostro punto d'arrivo, ovvero l'internalizzazione del prodotto stesso. Quale sarà il ruolo della Camera di Commercio? La Camera di Commercio ha promosso e sostenuto questa iniziativa in collaborazione con gli altri attori del territorio, enti formativi, istituzioni, associazioni di categoria, e promuove tutta la parte di B2B, il business to business, mettendo in relazione i professionisti del settore con le nuove leve e con tutto il pubblico interessato a questo settore della moda. Trainante. Settore in fermento. Settore in fermento e trainante. Dicevo prima che 600 imprese solo a Torino, sartorie, artigiani, gente che lavora con le mani e che confeziona l'abito su misura. Ma attorno a questo indotto si crea, attorno a questo zoccolo duro si crea un indotto notevole di designer, stilisti, e quindi è un settore che tira e probabilmente determinerà anche uno degli assi futuri di sviluppo di questa nostra città. E credo che per la città sia rilanciare e mettere un punto fermo su un sistema, il sistema della moda, che è un sistema che ha caratterizzato negli anni l'imprenditorialità di questa città. Ma quello che credo di più ancora importante è la sinergia con altri territori del Piemonte, penso in particolare al biellese, la storia dei filati, che quel connubio con col sistema di moda che ha fatto, come dire, del Made in Italy nel mondo un'avanguardia di eccellenza. Il
background c'è, è fortissimo, siamo riconosciuti in tutto il mondo, è un settore che ha innovato estremamente in questi anni, credo che il connubio con i giovani, la moda, le idee, la gioventù sia un passo importante per rilanciare il ruolo di Torino come capitale della moda nel mondo. Lo IAD sarà un elemento fondamentale per la buona riuscita di questo evento. Quale sarà il vostro ruolo e cosa significa per Torino questa settimana della moda? Beh, sicuramente lo IAD è una garanzia, perché con la professionalità dei docenti e di tutto il corpo insegnante, soprattutto su quello che concerne l'abbigliamento, il tessile e tutto l'ambito della moda, ha delle eccellenze. Questa Torino Fashion Week o Settimana della Moda, che forse è il nome un po' più corretto per non imitare altre Fashion Week nel mondo, è una grande opportunità per proporre e per mettere in evidenza questo nuovo corso di laurea in Textile and Fashion. È una grandissima opportunità. Noi partecipiamo con una sfilata degli studenti del secondo anno del Textile and Fashion, che è tutta una sfilata progettuale, alcun fine commerciale e alcun fine specifico di vendita c'è dietro questa sfilata. Come renderà ancora più belle le modelle che saranno protagoniste di questi giorni di eventi? Renderle ancora più belle sarà molto difficile, perché sono già belle. Faremo di tutto per rendere splendide con il nostro make-up, essendo i truccatori ufficiali della manifestazione. Useremo dei prodotti ovviamente di altissima qualità e tutte le nostre ragazze, le nostre make-up artist che interverranno nella manifestazione sono delle professioniste. Quali sono, parliamo anche di make-up, ne approfittiamo, le tendenze per quest'estate? Ma allora, diciamo che la tendenza in generale è un make-up abbastanza lineare, molto, molto semplice, molto tranquillo, e poi dipende sempre dalla tipologia di make-up che uno vuole avere sul proprio viso, dipende dal tipo di pelle, dipende dal tipo di viso. La Valle d'Aosta si è incamminata sulla strada di una lenta ripresa grazie soprattutto al boom turistico degli ultimi tempi e ha fatto registrare nel 2015 un incremento del PIL dello 0,8%. Lo dice l'analisi congiunturale realizzata dalla Banca d'Italia. L'ottimismo riguarda dunque il settore dei servizi, dove il fatturato delle imprese è cresciuto. Non così in altri comparti. Nelle costruzioni il segno meno è ancora prevalente. In campo industriale la congiuntura è stata debole, con un fatturato in lieve calo e gli investimenti fermi al palo. Una boccata d'ossigeno sembra arrivare dalla spesa pubblica, che dopo una pesante contrazione tra il 2010 e il 2013 è tornata a crescere. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile all'8,9%. Nel 2015 il credito alle imprese ha continuato a contrarsi. I prestiti alle famiglie sono aumentati a ritmi analoghi a quelli dell'anno precedente. Gli effetti della crisi, secondo Banca Italia, sono stati negativi ma meno intensi della media nazionale. Andiamo avanti con doveroso ottimismo. Sono le parole ai nostri microfoni del presidente del CONI, Giovanni Malagò, a Torino per l'inaugurazione della terza edizione del FIA Sport Conference, confronto internazionale sul motorsport organizzato al Lingotto di Torino. Andiamo noi a vedere qualche curiosità. È scontato dire che Torino ha questa vocazione, ha questa genetica, questa storia, però direi che intorno all'auto si sono create poi tante altre eccellenze, lo sport è uno di questi, è una cultura industriale che poi ha saputo però allargarsi a altri settori. Insomma, vengo sempre volentieri, credo che il legame tra la città di Torino e il mondo dello sport, al di là di quello che ha rappresentato per il paese, sia veramente indissolubile.
siamo qua al Salone di Torino, alla conferenza della FIA mondiale. E come ditta Tatus noi siamo costruttori della Formula 4 che è stata introdotta dalla FIA nel 2014, è la prima categoria per dare la possibilità ai giovani piloti dal kart di passare alle ruote coperte. L'aspetto più importante che è stato dedicato a questo regolamento è inerente alla sicurezza. Qua abbiamo portato quest'anno, anziché una vettura, abbiamo voluto portare la scocca, che è la cellula di sopravvivenza, e far vedere come le prove di crash test a cui vengono sottoposte queste vetture è veramente molto elevato. Quindi noi dobbiamo ringraziare molto la FIA per questa continua ricerca verso la sicurezza e che dà la possibilità ai giovani piloti di iniziare a correre su queste vetture di monoposto. Quindi abbiamo, per la prima volta è stata introdotta su una vettura da competizione entry level, oltre alla scocca in carbonio con dimensioni superiori, è stato introdotto un pannello anti-intrusione che parte da questa zona e termina nella mezzeria delle pedaliere anteriori. Oltre a questo abbiamo uno sterzo collassabile, abbiamo un roll bar anteriore dove viene esercitata una forza di 7500 kg, una spinta per far sì che resiste, così come il roll bar posteriore, che viene portata una spinta di 8.350 kg. Oltre a questo c'è un sedile estraibile, un poggiatesta conforme alle norme FIA Formula 1, un volante estraibile e poi andiamo pian piano, vengono fatte tutte le prove anche laterali del telaio, andiamo sulla parte del musetto anteriore dove viene fatto un crash dinamico con una massa che è comprensiva del telaio e del pilota, portata a 650 kg e deve resistere a delle decelerazioni imposte dalla FIA. Oltre a questo ci sono anche cavi di ritenzione in materiale speciale che vi può far vedere l'ingegnere, che è in Zylon, per trattenere in caso di incidente, quello che vediamo anche in Formula 1, le ruote per far sì che non si distacchino dalle sospensioni anteriori. Assieme ai miei colleghi ho contribuito allo sviluppo e alla progettazione di questa particolare scocca in fibra di carbonio. È costituita da fibra di carbonio e honeycomb di lega leggera di alluminio e presenta al suo interno una grande componente di innovazione. In particolare questa è una vettura diciamo per Formula 4, una serie di nuova concezione di FIA che ha preso il via circa tre anni fa. E la prima formula è stata, la prima campionato è stato quello italiano. Quindi noi siamo stati la prima azienda che si è occupata di produrre un nuovo telaio di questo genere e abbiamo collaborato notevolmente con la FIA proprio in quanto il primo produttore a livello proprio storico di questo tipo di telaio. Ha presentato delle criticità non trascurabili e è questo il motivo per cui comunque la componente di innovazione è elevata, perché questa comunque è una vettura da corsa e quindi deve avere un alto livello di prestazione, ha degli alti requisiti in termini di peso e dei requisiti notevoli in termini di sicurezza. Entra nel vivo il campionato di pallapugno con il match d'alta classifica tra Castagnole Lanze e Canalese. Si è giocato proprio nei giorni scorsi uno dei match più attesi del campionato di Serie A di pallapugno, l'Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto, vincitore lo scorso anno dello scudetto con l'Albese, ospitava nella prima giornata di ritorno la capolista Canalese, squadra con cui il capitano della squadra astigiana si è condiviso gli ultimi scudetti. Si è trattato del primo confronto stagionale tra i due capitani, in quanto sia in Coppa Italia che all'andata Vacchetto era fermo per infortunio. Il pronostico della vigilia era per la squadra ospite, che si presentava a Castagnole Lanze ancora imbattuta, mentre la squadra di casa era reduce dal KO nel derby targato Araldica contro la Prospigno di Paolo Vacchetto, fratello di Massimo. Il campo invece ha ribaltato il pronostico con la castagnolese, che si è imposta nettamente per 11-3 in una partita che ha sempre tenuto in pugno. Al di là della partita e del risultato, la curiosità è cosa è successo sul 2-1 a Bruno Campagna. Ho poche parole,
non voglio parlare di nient'altro che della nostra pessima partita. Arrivavamo da 8 vittorie e volevamo far bene, non siamo riusciti e mi dispiace per il pubblico che è venuto. Ormai è una consuetudine far pochi giochi contro Vacchetto e sicuramente così non va bene. La cosa a cui ci tenevamo di più era riuscire di fronte a un pubblico così, nonostante le nostre condizioni, come ripeto, non erano ottimali, riuscire a fornire una buona prestazione. Poi sappiamo che la nostra squadra probabilmente merita di essere in una parte della classifica più alta di quella in cui è attualmente e quindi dobbiamo metterci d'impegno e continuare a lavorare così per risalire. E detto questo, sono contentissimo per Castagnole, per tutti gli addetti ai lavori, per il presidente e per gli sponsor che ci tenevano particolarmente, sono venuti negli spogliatoi a caricarci e una partita che sentivamo particolarmente, appunto la replica della finale dell'anno scorso. Andiamo ora a vedere quanto succede tra i palazzi della capitale e non solo, con reazioni, commenti e iniziative alla vita parlamentare in esclusiva per la nostra emittente. All'alfiere della squadra olimpica Federica Pellegrini. All'alfiere della squadra paralimpica Martina Caironi. Naturalmente vi è una grande attenzione anche per il medagliere. Gli italiani saranno attenti anche a quello, vi auguro di raccogliere molte medaglie, ma sempre tenendo presente che quel grande personaggio che è stato il barone Le Coubertin dava più importanza ai comportamenti e alle prestazioni piuttosto che al medagliere. E sono i vostri comportamenti, le vostre prestazioni, i vostri livelli che raggiungerete nei giochi che daranno onore, alteranno alto il nome dell'Italia. Grazie Presidente. Se poi riusciamo a costruire, cosa che io considero del tutto probabile e possibile, una macchina più efficiente, perché una serie delle cose che oggi INAIL fa possono essere fatte per tutti, le cose che oggi IMSS fa possono essere fatte per tutti, quindi noi tutto il lavoro di intelligence, tutto il lavoro di elaborazione, tutto il lavoro sulle banche dati, sull'analisi dei dati, lo possiamo fare in maniera congiunta, producendo sicuramente un risparmio di tempi, di costi, di energia e producendo una maggiore efficacia, perché se liberiamo risorse poi quelle le reinvestiamo per avere più ispettori che vanno nelle aziende, le reinvestiamo per studiare di più e meglio le cose. Io credo quindi che questa scelta troverà la possibilità di dimostrare una sua efficacia e una sua efficienza. Ma rispetto agli anni precedenti i dati sono in diminuzione per quanto riguarda le denunce, sostanzialmente stabili per quanto riguarda gli infortuni mortali, difficile poiché gli effetti della crisi sono multidimensionali, stabilire se c'è stata influenza e in che verso. Joe Cox avrebbe compiuto proprio oggi 42 anni. L'intenzione del suo assassino, in base alle prime risultanze delle indagini, era quella di colpire una parlamentare fortemente impegnata in campagne per temi quali la pace, il rispetto dei diritti umani, la causa dei rifugiati, la causa dei migranti, la parità di genere,
l'inclusione sociale e soprattutto l'integrazione europea. Questo brutale omicidio, pertanto, è anche un attacco ai principi fondamentali della democrazia rappresentativa e della società aperta, alla volontà di dare voce ai cittadini e a confrontarsi con essi per sviluppare un dibattito effettivo sulle questioni decisive del nostro tempo. Invito ora l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. Eccoci rientrati, tutto è stato ormai pianificato e il via alle iscrizioni apre ufficialmente la 15ª edizione del Moscato Rally, Rally delle Langhe. Il tempo per inviare il modulo scatta il 6 giugno e termina il 27. Lo scopriamo dalle pagine del sito langheroeromonferrato.net. 2 giorni di gara con 3 prove il sabato, una delle quali in notturna, e 6 la domenica con 100 km cronometrati. L'appuntamento è per sabato 2 luglio come tradizione a Santo Stefano, Belbo per le verifiche e lo shakedown in attesa del via. La prima tornata di prove che darà un volto iniziale alla classifica. Il giorno successivo verranno disputate altre 6 prove e la cerimonia di arrivo che concluderà la gara sempre a Santo Stefano, Belbo. I riordini saranno allestiti a Cossano, Belbo, mentre a Santo Stefano sono previsti i parchi assistenza. Tra le iniziative collaterali, quella promossa da Subaru for Smile, iniziativa benefica promossa dal Club delle Pleiadi. The Children's World, spettacoli dal mondo per tutti. Teatro, state danza, vedendo il trailer di presentazione di Torino Children's World, l'appuntamento in programma fino a domenica. Per voi telespettatori c'è anche la possibilità di partecipare proprio all'evento clou di domenica con i biglietti messi gratuitamente a disposizione dalla nostra redazione ai primi telespettatori che telefoneranno. Vi ricordo ancora invece l'appuntamento con nordovest.tv di giovedì con in studio dalle ore 13.30 lo Torino, dottor Massimo Capricci, pronto a rispondere alle vostre telefonate da casa. Bene, è davvero tutto, noi ci fermiamo qui, andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore, poi oroscopo, almanacco del giorno, di seguito tutti i nostri altri programmi. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di visione. A voi tutti ben ritrovati amici di Rete 7, un cordiale saluto dal vostro Giuseppe De Vitis. Fase di bel tempo, fase estiva, fase caratterizzata dall'aumento della pressione proprio sulle regioni settentrionali, in parte sulle regioni centrali, ma guardate, all'estremo sud insisterà a tratti della nuvolosità, che sarà per lo più sterile, ma ancora la possibilità ci sarà al sud Italia, sul sud Italia, di acquazzoni e temporali pomeridiani. Non sul nostro territorio, come detto, bel tempo, sarà un bel giovedì caratterizzato dal cielo sereno o poco nuvoloso, anche sui rilievi ci saranno poche nuvole. Questa è la situazione in serata, cielo stellato, il vento debole su tutto il territorio, un po' di brezze sulla costa, in Liguria, temperature minime comprese tra i 17 e i 22-23 gradi centigradi, si comincerà a soffrire un po' il caldo anche di notte al primo mattino. Temperature massime, guardate, che supereranno in molte località della pianura padana anche i 30 gradi centigradi. Anche abbondantemente, cari amici, è tutto, vi auguro di trascorrere una buona giornata. Vi
Vergine, siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte subito dall'Ariete. Siete proprio sicuri di non aver dimenticato qualcosa di importante che dovete fare? Queste giornate sono caratterizzate da distrazioni, vuoti di memoria che possono portare a sgradevoli conseguenze. Toro, ottimo periodo questo per viaggiare. Chi tra di voi viaggia soprattutto per lavoro, in questa fase potrà incontrare proprio nel corso di un viaggio delle eccellenti opportunità. Gemelli, giornata non proprio idilliaca, tensioni in famiglia, litigi con il partner, tutte cose che potevate semplicemente evitare stando un po' più attenti nei rapporti con gli altri. Comunque, non disperate e prendetela con filosofia. Cancro, cercate di non prendervela troppo e tentate invece di capire perché un problema che credevate risolto torna improvvisamente ad assillarvi. Comunque tutto si risolverà nel migliore dei modi. Leone, siete di ottimo umore, sicuri di voi stessi. Se si parla di lavoro, ci potrebbero essere delle notizie importanti, a patto che sappiate giocare bene le vostre carte. Vergine, oggi sarete estremamente sicuri di voi stessi e determinati. Insomma, qualunque cosa farete, sarete al centro dell'attenzione. Bilancia, volete mettere ordine nella vostra vita? Non perdete tempo con persone inconcludenti e con questioni che ormai fanno parte del passato. Datevi da fare sul fronte economico, ci sono situazioni da sistemare e trattative da concludere. Scorpione, le circostanze oggi volgono a vostro favore, vi sentirete sereni e le vostre idee giungeranno a compimento automaticamente. Siete sicuri di voi stessi e pronti a raggiungere un traguardo ambizioso. Sagittario, continuate a lavorare con attenzione ai vostri progetti, ma non indugiate troppo. Piuttosto cogliete la palla al balzo, lanciate proposte e nuove idee. Capricorno, il cielo è ai vostri piedi. La vostra fantasia e il vostro entusiasmo daranno un'impronta speciale alla giornata, sia per quanto riguarda le questioni professionali che sentimentali. Acquario, la scenografia celeste odierna invita a staccare la spina, a fare mente locale, ad approfondire alcuni fatti recenti che hanno procurato amarezze e forse incomprensioni con i familiari. Pesci, avete buone stelle. Chi di voi è indipendente nell'attività può raccogliere tangibili soddisfazioni. Avete una gran voglia di successo e di riuscita e avete tutti gli strumenti necessari per realizzare i vostri desideri.